Vediamo se funziona sta roba. Buongiorno a tutti. Vediamo se crasha o non crasha. Buongiorno a tutti. Big Luca dalla lounge first class di Emirates qua a Dubai. Aspettiamo che si connetta qualcuno. Buongiorno. Se venite con me a comprare un selfie stick, perché purtroppo ho dei problemi di equipaggiamento. Parliamo delle tre fasi del marketing. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come state, signori? Siamo qui nella lounge, tra poco ci imbarchiamo, sto riuscendo a fare live, è già crashato tutto la prima volta che ci ho provato, ormai proprio l'equipaggiamento niente, proprio c'è niente dentro. Buongiorno a tutti, appropinquatevi fratelli e sorelle marketers e queste cose qui. Allora, ho un problemino perché purtroppo mi sono dimenticato, guardate qui, vedete? Ho montato questa sul selfie stick. Il problema è che non ho più il robo che regge l'iPhone, quindi adesso devo andare alla ricerca di un selfie stick, cioè che abbia quella roba lì dove mettere dentro l'iPhone. Quindi sì, sono nel lounge, mi sto imbarcando, Dario, quindi devo partire e quindi purtroppo ho dormito tipo 2 ore stanotte, un'ora, quello che è. Bello perché ero a letto quando è arrivato l'autista. Cioè, tipo mi è arrivato il messaggio, non è che come abbia fatto a vederlo perché il telefono è in modalità silenziosa, c'è il tuo autista, minchia non c'è nessuno, 25 persone, sono live già da 5 minuti. Buongiorno, buongiorno, proprio in quattro, oggi si parla delle tre fasi di marketing e quindi il mio volo è tra le 9 e le 9.10, però non so se faccio il tempo, magari compro tutto quando arrivo effettivamente e qua lo tengo a manina. Fatemi fare 2 conti, perché il selfie stick ce l'ho, però quello no. Però vabbè, arrivo alle 2, lo posso comprare anche in Italia, quindi avventurarmi adesso a comprarlo effettivamente no. Vabbè, tanto tra un po' mi imbarco, quindi fa niente. Terrò il cellulare a mano, e però effettivamente tenerlo a mano è una palla. Che vita difficile. Va bene, dai, parliamo delle tre fasi di marketing. Allora, signori, molte volte leggo, vedo delle cose, stanno arrivando dei feedback, gente che è andata a degli eventi, io veramente non capisco, ragazzi, voi vi hanno riempito il cervello di cavolate, quindi il marketing, vi dico io che cazzo è. Allora, si compone in 3 fasi, la prima fase è la fase dell'attrazione, attrazione no tipo robe metafisiche, attrazione nel senso che dovete attrarre barra trovare, che non è la stessa cosa, però mettiamoli nello stesso contesto, dovete mettere un'offerta di fronte a persone in target, quindi dovete trovare o attrarre persone in target verso la vostra offerta, e questo è tutto la questione della lead generation, cioè dovete generare leads. Cosa vuol dire generare leads? Cos'è un lead? È un cliente potenziale. Che cosa vuol dire? Che ci deve essere un cliente potenziale che in qualche modo esprime un interesse nel vedere più delle vostre cose, tenersi in contatto con voi ed esprime un interesse che gli vengano fatte offerte fondamentalmente. Quindi qual è la fase dell'attrazione? Trovare le persone. C'è poi una fase di nurturing barra follow up, quindi è una fase educativa del cliente, ciao a tutti, una fase dove si educa il cliente a scegliere noi al posto di tutti i concorrenti, o anche di non scegliere niente, perché poi al giorno d'oggi molte volte si vedono anche delle cose che non è che servano proprio, quindi molte volte uno dice senti non c'ho voglia, non lo faccio. Ok, tipo adesso io sono interessato, ho appena dato un selfie stick, va bene? Se adesso qualcuno qua passa con un selfie stick, io sono un prospect, che dico aspetta un attimo, ma quanto lo vende? Ma cosa, ma ce l'ha questa cosa? E mi fa educazione, quindi mi ha attirato. Poi c'è una parte educativa e poi c'è la parte della vendita, ok? Quindi la parte della vendita che cosa vuol dire? È la parte del vendere vero e proprio, degli upsell e dei cross sell per vendere in modo ripetuto. Quindi ragazzi, il marketing non ha niente a che vedere con il tecnicismo, con il chatbot. Dovete denunciare chiunque vi dica che dovete creare una community su Facebook e magari un paio di volte all'anno fare dei lanci e gli altri mesi vivere perché forse magari avete guadagnato, ok? Non va assolutamente bene. Ieri ho aggiornato il programma che uso, niente, ancora c'è il bug. Quindi non leggo i vostri commenti, ok? Veramente ragazzi, dovete stare attenti. Quindi le fasi, e queste fasi sono sempre presenti, che voi abbiate una pizzeria, che voi abbiate una qualunque business,
possono essere più o meno importanti. Per esempio, in un business di formazione è chiaro che la parte, per esempio io vendo corsi, tra virgolette, la facciamo semplice così almeno ci capiamo, il business per il quale voi vi conoscete è il business di formazione. E quindi la parte, per esempio, centrale di educazione, diciamo la seconda fase, è molto importante in quanto se io non vi do contenuto gratuito, contenuto che voi potete osservare, contenuto interessante, non vi do delle perle, delle cose, voi non, fondamentalmente non comprate i corsi, no? Quindi io vi attraggo, avete visto degli ads, momento di attrazione, vi ho raggiunto, ok? Quindi sono andato a prendere tante persone in target, potenzialmente interessate. Ecco, un'altra cosa ragazzi, potenzialmente interessate non a starmi sentire basta, non a dar valore nel gruppo Facebook, ragazzi non è quella roba lì, cioè vi avviso perché vi voglio salvare, va bene? Quindi non è che siete solo interessati ad ascoltarmi, ma interessati anche a instaurare un rapporto di business con me, cioè volete sempre più informazioni, quelle informazioni si pagano ovviamente sempre di più, voi siete disposti a pagarle. Quindi la fase per esempio centrale di educazione e di follow up è molta in un business di formazione e di informazione. Un'altra cosa è che siamo un po' tutti nel business dell'informazione, avete visto anche adesso Kennedy e quindi Merenda e che dicono info first marketing, no? Cioè un'invenzione, 3 mesi fa non esisteva, adesso nel sales lead come se fosse ovvio, io lo chiamo marketing educativo, c'è cioè chi lo chiama marketing formativo, va bene, ok, adesso anche Frank Hurna si è convertito, nel senso che devi comunque in qualunque modo dare sempre informazioni e le informazioni date in un certo modo possono veicolare le persone anche a una pizzeria, cioè magari tu fai un canale di come si fa la pizza e questo può, non la voglio banalizzare, cioè non è sempre così, perché poi anche lì mettersi a fare, non voglio generalizzare perché molti mi dicono, ah ma io ho fatto un manualetto che spiega, sì ma non gliene frega niente a nessuno, quindi a volte per esempio lo spiegare delle informazioni non porta le persone nel tuo business principale, a volte sì, quindi dipende, la risposta è sempre quella, però la parte centrale è molto importante. Ci sono invece business dove la prima parte per esempio è un po' più sacrificata perché è talmente tanto ovvio o è talmente tanto magari un bisogno primario che le persone, tra virgolette, non hai bisogno di fare una campagna molto pesante. Vi faccio un esempio, se tu apri, che cacchio ne so, un centro per scambisti, la pubblicità che tu puoi fare, il fatto di mettere questo centro di scambisti di fronte ad appassionati, può essere il mero SEO su Google, nel senso SEO vuol dire Search Engine Optimization, cioè sito ottimizzato, è gente che già cerca quelle cose lì, va bene? E, come dire, non dovete spingere magari così tanto, perché è una cosa che chi è interessato se la va a cercare per conto suo ed è già disposto magari a spendere mezz'ora su Google per trovarlo, non è una cosa che voi dovete essere aggressivi o andarvi a prendere delle persone su Facebook, a parte che scambismo non lo potete fare, però avete capito quello che voglio dire, piuttosto che il lusso è una cosa, ci sono dei brand affermati, quindi per esempio il fatto, non so, prendete Apple, cioè Apple adesso fa la pubblicità fatta in un modo, ma voi capite che adesso perché la gente vada a vedere se è uscito il nuovo iPhone, ciao a tutti, non è che ci si debbano adesso impegnare molto, nonostante facciano delle cose in pompa magna, io tra un po' vado perché sono già le 9:02, tipo io da questa distanza, cioè, riesco solo a vedere l'orario nei monitor, vabbè, ok, quindi fanno, loro usano molto il discorso degli influencer, comunque un altro discorso. Ci sono invece fasi dove la vendita è, tra virgolette, un qualcosa di ovvio. Nel momento in cui siamo riusciti a trovare i clienti, quindi gli abbiamo sventolato di fronte il fatto che esistiamo, li abbiamo educati al perché, al per come, la vendita non ha tutto questo problema. Il caso, per esempio, leggevo proprio adesso un esempio di... Sto leggendo il libro Persuasion di Cialdini, c'è l'esempio del Fire Alarm Salesman. Quindi quando vanno a fare la presentazione in America dei heat detector, ok, per l'allarme, perché voi sapete che 2/3 degli incendi vi uccidono per il calore, ok, non per il fumo. Quindi vanno a fare le presentazioni, nel momento in cui i lead sono stati generati, l'abbigliamento meglio venderlo tramite Facebook o Google, quando non ti conosce nessuno sicuramente Facebook, perché nessuno ti cerca su Google. Quindi
cos'è che stavo dicendo? Nel momento in cui voi siete a casa di qualcuno, gli avete fatto la presentazione, li avete educati, eccetera, la vendita arriva, o se non arriva c'è magari un follow up molto semplice, cioè non c'è bisogno, molte volte non c'hanno neanche la psa, cioè vivono di quello, vendita singola e fine, ok? Vivono del fatto che dopo qualche anno c'è una manutenzione obbligatoria, per dire, vi dico proprio come funziona. Però non c'è questo sistema complesso, pensate per esempio adesso già il mio sistema sta diventando un po' complesso, retargeting, adesso stiamo facendo retargeting segmentato, per tutte cose che poi vi farò vedere. È chiaro ragazzi, prima devo farle io, quindi io non parlo ragazzi di cose, io non vorrei che quello fosse il mio aereo e già la gente ci sta entrando perché vedo gente che cammina sulla Rambla. Allora aspettate, qua qualcuno mi vuole fregare. Hi, where is C19 gate? 19? Right, it's very close, right? Ok, allora scusate che adesso mi... ecco, adesso qua si configura il problema che vi dicevo prima. Va bene, allora praticamente... cos'è che vi stavo dicendo? Quindi retargeting segmentato, eccetera, bisogna fare delle operazioni complesse, non perché io abbia un business complesso, ma perché per diventare sempre più profittevole e anche, vabbè, io mi diverto, devo chiaramente fare una strategia educativa e di retargeting, di vendita complessa, vendere a chi non ha comprato, vendere però cose diverse a seconda di... ecco, adesso mi sono messo questa per i buoni. Che pazienza che bisogna avere con voi. E adesso devo anche fare il video, mi è venuta la bella idea di vloggare oggi, quindi così. Allora state buoni. Vai. Get your phone. Sì, ci siamo, eccoci qua. Thank you. Allora andiamo a imbarcarci con la videocamera in mano. Adesso non so che cosa succede alla connessione, in teoria ho il 3G. In teoria ieri ho aggiunto 9 giga di 3G e dovremmo esserci. Però vediamo. Bye bye. Quindi adesso il wifi se ne va via. E vediamo come ci dobbiamo comportare. Andiamo al C19. Il C19. La minima idea si se 21, se 50 mi hanno detto sulla destra. Eccoci qua. Ok, allora signori, cos'è che stavamo dicendo delle tre fasi del marketing? Quindi ragazzi, il marketing, cioè se voi non avete una di queste tre fasi avete dei problemi, e molti di voi non stanno facendo marketing, cioè molti di voi sono lì che smanettano con il chatbot. Ne ho sentito uno adesso che poverino è andato a un evento, chissà di cosa l'hanno convinto questo povero Cristo. Questo adesso sta facendo, ah, eccolo qui, il chatbot, le robe, eccetera, non vedono un gruppo Facebook e dopo aver fatto l'opt-in con il gruppo Facebook, scusate che disabilito il wifi.